Volkswagen Maggiolino, motore a trazione posteriori, oltre 20 milioni di auto vendute. Volkswagen Golf, motore e trazione davanti, 35 milioni di auto vendute. E ora, con la ID3, Volkswagen sposta di nuovo il motore alla trazione dietro posteriori, dichiarando apertamente di voler dare un erede a questi due modelli così importanti per il marchio nella storia dell'automobilismo. E su quello che potrebbe sembrare un dettaglio, lo schema meccanico, in realtà i tedeschi hanno basato proprio i loro sforzi come punto di partenza per cercare di raggiungere un obiettivo così importante. È dal Salone di Parigi del 2016 che Volkswagen non fa mistero di voler associare la ID3 alle sue illustri antenate. E come loro, anche questa elettrica ha la caratteristica di essere costruita su un'architettura tecnica che vuole rompere gli schemi con il passato. Nel caso specifico, la ID3 fa debuttare la piattaforma chiamata MEB, che ha l'obiettivo di rendere un'auto elettrica il più efficiente e sostenibile possibile, se rapportata allo stato attuale della tecnologia nell'industria dell'auto, per essere così il più interessante possibile per i clienti, in termini di prezzi, autonomia e velocità di ricarica. Inoltre, questo scheletro, questa struttura ottimizzata per disporre al meglio batterie e componenti elettrici, cambia anche le proporzioni estetiche dell'auto. Parliamo infatti di una macchina che all'esterno è un po' più corta di una Golf e più alta, 4,26 m di lunghezza, 1,55 di altezza, che dentro offre ai passeggeri più spazio di una Passat e che ha un raggio di sterzata, dunque una manovrabilità, a metà strada tra una Up e una Polo. Il peso dichiarato per la versione con batteria intermedia sta intorno ai 1700 kg, ovvero circa 300 kg in più di una Golf 2000 turbo diesel con cambio automatico, quella paragonabile come prestazioni e prezzo, e con un'aerodinamica migliore, ma di poco, perché il CX è di 0,26 contro 0,27 della Golf. E allora, motore e trazione posteriori, però, a differenza di altre auto elettriche, sotto il cofano anteriore non è stato ricavato un ulteriore vano di carico rispetto al bagagliaio. E vi faccio anche vedere questo collegamento in materiale nero lucido per dare più continuità estetica a un cofano molto corto. E molto corto, vedete anche lo sbalzo anteriore e quello posteriore, perché parliamo di un'auto delle dimensioni degli ingombri esterni di una Golf, ma con il passo di una decina di centimetri più lungo rispetto alle auto di questa categoria, avvicinando la ID3 allo spazio interno di una Passat. Ma poi c'è anche il discorso che la meccanica di trazione è compresa nel retrotreno tra le due ruote posteriori. Immaginatevi una borsa delle dimensioni di una borsa da palestra per fare sport. Questo è l'ingombro del motore posteriore da più di 200 cavalli, ma poi c'è un discorso che verificherò guidando, legato al fatto che un'auto elettrica a trazione motore anteriore sfrutta meglio la rigenerazione in frenata, perché in decelerazione il trasferimento di carico va verso l'anteriore, mentre uno schema del genere, oltre ai discorsi dello sfruttamento dello spazio, è favorevole per trazione, prestazioni e dinamica di guida. Da questa inquadratura riesco a farvi vedere un elemento estetico che volevo verificare dal vivo, cioè lo sdoppiamento del montante anteriore, che si rifà più all'impostazione estetica, alle proporzioni di una monovolume rispetto a una hatchback, e ha un'altra conseguenza, e cioè il fatto di avere poi una plancia molto sviluppata in profondità e quindi il parabrezza lontano dal posto guida. Vi faccio notare alcune cose un po' diverse rispetto ad un'auto tradizionale, come i comandi per i vetri elettrici, che sono due. Per passare a quelli posteriori si schiaccia questa superficie touch digitale, diciamo così, così come il comando degli specchietti elettrici, e non è del tutto analogico, un po' come ci ha abituato la Golf 8 con i tasti per i fari. E il fatto che questa sia un'auto sviluppata su una piattaforma elettrica ha anche altre curiosità, come la possibilità di accendere l'auto tenendo la chiave in tasca, non solo con il tasto start and stop, ma anche semplicemente sedendosi e premendo il pedale del freno, che su alcune versioni ha questa configurazione un po' simpatica, pausa e play. E poi guardate quanto spazio si è liberato sul tunnel centrale, con anche uno slot dedicato al telefonino e una tasca in mezzo ai sedili particolarmente comoda, e anche con questo setto che può dividere lo spazio. La
disponibilità di spazio per i passeggeri è sicuramente un punto di forza di quest'auto, soprattutto dietro, dove l'unica cosa che vi segnalo è la posizione degli schienali, troppo verticale per i miei gusti. Ma poi di suo l'abitacolo fa debuttare soluzioni nuove per Volkswagen, come i LED sulla plancia che danno messaggi luminosi di feedback per far capire ad esempio di aver ricevuto i vostri comandi vocali, oppure, altro esempio, anche per segnalare che ci si sta avvicinando troppo all'auto che precede. Gli interni hanno un design minimalista con praticamente tutte le funzioni comandabili dallo schermo centrale da 10 pollici e poche altre superfici touch sulla plancia, e con una strumentazione davanti agli occhi con poche informazioni selezionate, le principali, e con il supporto dell'LED-up display che può avere anche proiezioni a realtà aumentata, che saranno però disponibili più avanti con un aggiornamento nel 2021 insieme ad altre funzioni come l'integrazione con Apple e Android, a causa dei ritardi allo sviluppo del software di cui si è parlato nelle scorse settimane dopo la notizia del cambio del responsabile IT per il gruppo Volkswagen. E più in generale, prendendo come riferimento quanto fatto finora da Tesla, questo tema del software sulle auto elettriche è al centro dell'attenzione, tanto che si vocifera che Volkswagen, Mercedes e BMW stiano pensando di lavorare insieme per accelerare lo sviluppo di un aspetto così importante su questo tipo di auto. Per il resto, l'abitacolo della ID3 è rivestito per lo più da plastiche rigide, alternate solo al centro della plancia e sui punti di appoggio dei gomiti nei pannelli porta da una fascia più morbida. E il bagagliaio, che parte da un minimo di 385 litri fino ad un massimo di 1267, quindi valori simili a quelli della Golf, in realtà è meno pratico nello sfruttamento di tutta l'altezza, perché proprio rispetto alla Golf ha un doppio fondo realizzato non altrettanto bene. È più scomodo da regolare ogni volta, considerando anche che il pozzetto qui viene sfruttato di più per sistemare i cavi di ricarica. Vi dico subito che la scelta di sdoppiare il montante anteriore ha delle ripercussioni sulla visibilità, perché nelle curve strette, sia in città ma anche nei percorsi guidati, ogni tanto si formano degli angoli ciechi e anche l'inclinazione del parabrezza mi costringe, tra virgolette, ad alzare il sedile di guida più di quello che vorrei e anche più di quello che in realtà mi suggerisce la dinamica di guida di questa impostazione meccanica. Ho provato a dare un po' più di acceleratore magari nelle rampe per entrare in autostrada o in certe curve, dove ho sentito una piacevole tendenza del retrotreno a farmi chiudere bene la curva, la traiettoria. Intervengono ovviamente i sistemi di controllo, che altrimenti su un livello di potenza coppia come questo in elettrico, 204 cavalli a 310 Nm, diventerebbe davvero una macchina da gestire con capacità di guida superiori alla media. Ma poi dopo, in quel momento, l'avantreno non rimane più preciso come ci si aspetterebbe, soprattutto perché, oltre al discorso del bilanciamento telaistico, perché ovviamente stiamo parlando, come abbiamo detto fin dall'inizio, di una macchina che deve diventare nelle intenzioni un'auto elettrica di massa, vi dicevo, qui non è aiutata in questa versione, nonostante sia con cerchi da 20 pollici, parlando della First Edition, dagli pneumatici che sono a basso indice di rotolamento. Quindi l'impostazione, già da questi dettagli, è molto orientata al comfort. Prima di approfondire questo aspetto, vi dico ancora una cosa che non mi è piaciuta, che è la risposta del freno, perché il pedale è molto elastico, ha una modulabilità, diciamo, intuibile, però ecco, rispetto al fatto che questo progetto sia piuttosto recente e anche al discorso della rigenerazione, che non è regolabile con le palette al volante come altre auto elettriche, ecco, mi aspettavo una linearità e un feeling un po' più intuitivo. E un altro invece aspetto legato al confronto, per esempio, che possiamo fare con altre auto elettriche di potenza molto simile, come la Hyundai Kona con la batteria più grande, oppure stesso discorso per la Nissan Leaf, che avendo tutto avanti hanno delle reazioni al volante, delle coppie di sterzo, e tendono a pattinare molto, quindi a far intervenire tanto i controlli elettronici. Qui invece non c'è nessun problema, c'è tanta trazione ed anche soddisfazione a fondare un po' più sull'acceleratore, oltre al discorso telaistico che vi ho fatto prima, anche perché la taratura dell'erogazione è molto di nuovo orientata sul comfort, sulla fluidità di marcia, sul relax, come succede su qualche elettrica. Non tutte, insomma, vogliono regalare quell'effetto wow delle prestazioni come le Tesla o qualche macchina elettrica molto potente dei marchi premium tedeschi come Audi e Mercedes. Però qui il pacchetto è molto rotondo
e anche l'assorbimento delle sospensioni orientato di nuovo per ottimizzare il comfort. Su questo esemplare abbiamo l'optional degli ammortizzatori elettronici che anche in sport sono assolutamente in grado di assorbire la maggior parte delle irregolarità, quindi tenendolo nelle modalità di guida il programma sport, oppure andando a selezionare nella modalità personalizzabile individual lo sterzo in modalità più sportiva o appunto l'assetto e anche l'erogazione nel programma più aggressivo, avrete anche più freno motore, perché altrimenti in comfort e in eco di default l'auto tende a veleggiare molto. E il feeling magari può andare bene in autostrada nei viaggi lunghi, però è un po' diverso da quello che ci si aspetta ormai provando diversi modelli di auto elettriche da questo tipo di alimentazione. Quindi avete un'ulteriore possibilità, che è quella di selezionare qua sul selettore delle posizioni di marcia, come sulla BMW i3 posizionato qui vicino al volante, la modalità D, che è quella più normale con funzione di veleggiamento accentuato, oppure B, che vi dà più questo freno motore quando togliete il pedale dell'acceleratore, quindi anche più rigenerazione. E torniamo anche qua al discorso di prima che vi facevo sul fatto che le auto elettriche con motore trazione anteriore sulla carta, anzi fisicamente proprio per il trasferimento di carico, possono rigenerare un po' più energia, però hanno lo svantaggio di rovinare un po', soprattutto sopra i 150 cavalli con un'erogazione bella decisa, il piacere di guida, perché hanno queste reazioni sullo sterzo appunto e questo pattinamento eccessivo, mentre qua abbiamo questo bilanciamento molto equilibrato e questo carattere che emerge più orientato al comfort, anche per un ulteriore dettaglio tecnico che mi hanno ricordato gli ingegneri e che si di nuovo riallaccia un po', come abbiamo detto all'inizio, alla Maggiolino, non solo per la disposizione tutta dietro della meccanica, ma anche per il fatto che la piattaforma elettrica MEB è stata pensata per essere accoppiata alla scocca in maniera separata, un po' come si faceva sulle auto di una volta con i telai, i longheroni e le carrozzerie. Questo soprattutto, oltre a rendere più flessibile l'utilizzo di questa base tecnica anche per altri costruttori, come è già successo con Ford, per il fatto di migliorare il comfort. E in effetti qui in autostrada ho sentito un bel isolamento, ma anche qua intorno ai 90-100 all'ora dalla strada, dall'esterno. Frusci aerodinamici sono nella media, a velocità autostradali ho sentito comunque non qualcosa di particolarmente diciamo superiore a quello che si trova di ben fatto nel settore automobilistico, così come gli ADAS, ritroviamo le risposte fluide naturali dei vari sistemi. Ecco, magari c'è qualche tasto fisico in meno per andare con delle scorciatoie, per esempio a togliere il mantenitore di corsia quando c'è un percorso guidato come adesso. Bisogna passare, come un po' tutte le funzioni qua, attraverso il touchscreen per poter andare a selezionare le proprie preferenze. E per il resto faccio ancora qualche chilometro, così mi rendo ancora un attimo conto soprattutto dell'efficienza, e così poi possiamo tirare le somme anche in termini di consumi. A livello di prestazioni, Volkswagen dichiara 160 all'ora di velocità massima e un tempo di accelerazione da 0 a 60 km/h di 3,4 secondi e da 0 a 100 di 7,9 secondi per la versione con motore elettrico sincrono magneti permanenti da 204 cavalli, 310 Nm e 77 kWh di batteria, oppure 7,3 secondi sempre nello 0 a 100 con la batteria più piccola da 58 kWh, che è quella con cui ho percorso quasi 300 km in questo mio primo test drive, uscendo dall'aeroporto di Hannover senza traffico e quindi con poca rigenerazione, e dividendo il resto del percorso per metà in autostrada seguendo il flusso delle altre auto e per metà fra le campagne attorno a Wolfsburg, con uno stile di guida non troppo aggressivo. E il consumo medio è stato di 17 kWh ogni 100 km, pari a quasi 6 km al kWh, per un'autonomia reale stimata quindi di 350 km, circa 70 in meno rispetto ai 426 dichiarati nel ciclo WLTP per questa versione da 58 kWh, contro i 549 km di autonomia dichiarati per la batteria più grande da 77 kWh. Parlando di ricarica, nell'articolo di questa prova trovate una tabella completa dei tempi e dei chilometri per caricare la ID3, che può assorbire in corrente alternata a casa o nelle colonnine pubbliche potenze di 7,2 o 11 kW e di 50, 100 o 125 kW in corrente continua per le colonnine rapide fast charge. Qui nel video vi ricordo solo qualche esempio.
Con un contatore da 6 kW a casa si possono ricaricare fino a 50 km ogni ora, che salgono fino a 100 km per ogni ora di ricarica da una colonnina pubblica a corrente alternata, mentre collegandosi questa volta ad una colonnina rapida a corrente continua da 50 kW, le batterie si ricaricano di 100 km in un quarto d'ora, oppure di 200 km sempre in un quarto d'ora se la colonnina Fast Charge è da 100 kW. Nel 2021 è previsto l'arrivo di una terza versione della ID3 con 146 cavalli di potenza anziché 204, una batteria da 45 kWh e 330 km di autonomia dichiarata, e con l'obiettivo di far partire il prezzo di listino da meno di 30.000 euro, mentre i prezzi della ID3 attualmente ordinabili dopo la first edition di questa prova e in arrivo in 7 allestimenti all'inizio del 2021 partono da poco meno di 39.000 euro con la batteria da 58 kWh e da circa 49.000 euro per quella da 77 kWh, cifre da cui poi si può scendere considerando gli incentivi statali che, come potete leggere sul nostro sito insideevs.it, se sommati alle agevolazioni locali possono portare ad un risparmio fino a 10.000 euro sul prezzo di acquisto.